la signora è totalmente costernata, dispiaciuta e se ne fa una grossa colpa di quello che è successo, però ecco, andiamo avanti adesso. Si pente di quei terribili gesti e chiede scusa, così la maestra di Montevarchi, sospesa per un anno dalla professione di fronte alla GIP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli nel corso dell'interrogatorio di garanzia. La donna, titolare dell'asilo nido L'Isola della Fantasia di Montevarchi, ha risposto questa mattina alle domande del magistrato. Non ha negato quanto successo, episodi agghiaccianti immortalati dalle telecamere piazzate dai carabinieri dentro alla struttura. Però insomma quegli episodi ci sono stati, li ha confermati? Ci sono i filmati. Immagini shock, schiaffi, pizzichi, frasi minacciose per terrorizzare i piccoli di nemmeno 3 anni. La donna li colpiva ad ogni minima disobbedienza sul corpo e alla testa, così li obbligava a dormire oppure a star fermi sul fasciatoio. Molto pentita. Ha parlato di un periodo di stress. Esattamente, esattamente. Motivi personali. Ci sono 10 anni di lavoro sano in amore con i bambini e con le famiglie che parlano per lei. E aveva già valutato di chiudere questo asilo? Certo, perché troppo sotto stress, era un lavoro che le procurava disagio, quindi aveva già valutato di chiuderlo e ovviamente a maggior ragione adesso lo chiuderà. Le indagini coordinate dalla Procura di Arezzo e portate avanti dai carabinieri di San Giovanni Valdarno erano partite grazie alla denuncia di alcune mamme preoccupate per gli strani comportamenti dei figli e soprattutto dal racconto di botte da parte della maestra. Per la donna adesso è scattato il provvedimento interdittivo che le vieta di esercitare la professione per un anno. Al momento sono in corso anche altri accertamenti per chiarire se abbia o meno i titoli per gestire l'asilo. Non era lei a doverli avere. Aveva 2 persone con i titoli di studio all'interno della struttura. La maestra al momento non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Signora, preferisce non rilasciare dichiarazione. Solamente le scuse per quello che è successo. Ci sono dei filmati.